Giugno 2021. È necessario creare un diario di bordo per imparare e capire i meccanismi che ti portano ad utilizzare correttamente Instagram per conoscere ragazze. Instagram è gratis e hai occasioni se è un metodo pressoché infinite. Chiaramente se sai quello che stai facendo. Non procedere mai allo sbaraglio, mai. Credo di essere abbastanza ferrato sull'argomento. Quasi 50.000 follower partendo da zero, 3 anni fa, circa. Quindi so cosa funziona e cosa non va. Prendi queste regole e falle tue. Non le commenterò più di tanto, ma troverai tanti video che parlano, singolarmente, delle regole che sto per piazzare sul nostro canale. Un diario di bordo Instagram Edition. 1. Una ragazza non è su Instagram per conoscere e rimorchiare. Potrebbe capitare di conoscere qualcuno di interessante, per caso, questo è il suo pensiero. E devi essere bravo tu a trasmettere casualità, quindi comportarti di conseguenza. 2. I follower contano, specie se ti vuoi rapportare con una ragazza che ne ha 20.000 o a salire. 3. La bio conta. La biografia è sintetica, ma non per questo inutile. Ci piazzi una citazione che ti piace. Cerca su Google un qualcosa di non troppo inflazionato, che potrebbe rappresentarti. Niente carpe diem, per intenderci. 4. Mandare le reaction funziona solo se davvero non hai secondi fini e non ti interessa quindi iniziare una conversazione. In caso contrario è già game over. Io non la mando a prescindere. 5. Visualizzare le storie fa parte di una tattica ben precisa. Le ragazze guardano sempre tra le view. 6. Agisci quindi ad intermittenza, guardando e non guardando le storie. In generale non guardarle mai dopo pochi secondi. 7. Preferiresti sempre rispondere a storie che hanno un minimo di perché. Se ce l'è davanti allo specchio in minigonna avrà già centinaia di messaggi, di risposte. Ne avrà meno se condivide una citazione, un ricordo particolare o mentre fa un'attività. 8. Non cancellare mai i messaggi. Sii sicuro di ciò che scrivi e stop. Le ragazze guardano l'anteprima dei messaggi, anche se ti dicono che non hanno le notificative. 9. Creare storie originali e a ritmo costante aumenta l'engagement del tuo profilo. E hai anche molte più probabilità di essere trovato da nuovi utenti. In questo caso ti consiglio di mettere nelle storie gli hashtag, poi li rimpicciolisci fino a farli scomparire nella storia. Quindi non si vedono. Tagsfinder.com è un ottimo sito che, immettendo una parola chiave inerente alla fotomessa, ti genera 15-20 hashtag inerenti. 10. Una ragazza guarda attentamente il tuo profilo prima di risponderti. Assicurati sempre di caricare foto dove sei venuto bene, a costo di avere 5 foto. 11. Non esordire mai o quasi mai, occhio, con frasi che scriveresti su Tinder. Guarda il punto 1. 12. Crea spesso sondaggi. Chiedi opinioni, serve sempre per dare possibili spunti ad una ragazza che vorrebbe magari scriverti e anche per mantenere il profilo attivo. 13. Non scrivere messaggi troppo lunghi in apertura. La soglia di attenzione su Instagram e social in generale è molto bassa. Molto più bassa rispetto ad un normale sito di incontri. Sempre per il punto 1. 14. Impara sempre ad agire sotto il radar quando ti palesi per primo. Ossia non farle capire che ci stai provando, specie se non hai idea se possa essere interessata o meno. 15. Non mettere like e commento ogni singola foto, io non li metto mai. 16. Come frase d'esordio, se non vuoi commentare storie perché sono senza grossi spunti o non ne fa, commenta di la tua su una sua foto, magari una recente, non dopo 30 secondi che l'ha pubblicata. Questi sono solo alcuni punti generali, ti possono sembrare assurdi, non padroneggerai manco la metà di questi punti perché semplicemente non hai un metodo. I nostri studenti si migliorano in coaching, nei videocorsi, nei corsi dal vivo e imparano a gestire punto dopo punto e quindi ad avere dei risultati. Partiamo da qua.